in questo quadro, ma sentite anche questi discorsi. Ad esempio, adesso si vuole risparmiare, giustamente, si vogliono abolire degli enti inutili, le comunità montane, le province, ma cose che dovevano essere abolite non ieri, avantieri, le comunità montane, le province, ma ancora prima o dopo, ma ormai già da anni. Adesso si parla di abolire. Ecco, sentite, poi le varie persone intervengono e dice: sì, è giusto risparmiare, ma bisogna partire da lui, non da me. È il discorso della spazzatura, dei centri di raccolta, del dismaltimento, dei rifiuti. I rifiuti esistono, giusto, ci vogliono le discariche, giusto, ma non nel mio comune, nel suo comune. E ognuno ragiona così. Ognuno vuole produrre la spazzatura, ma la discarica produco la spazzatura a casa mia, ma la discarica a casa tua. Ognuno ragiona così. Si vogliono fare risparmi? Benissimo, cominciamo col risparmiare, non su di me, su di te. E tutti ragioniamo in questo modo. Ma se c'è da risparmiare, se c'è da fare un sacrificio, deve essere collettivo. Dobbiamo avere un senso di appartenenza a un popolo, a una storia. Non si può andare avanti così. Certo, ve lo dicevo prima, la nostra tradizione è quella, è levantina, è dell'imbrogliare il prossimo finché si può, ma non si può continuare però a lungo con questo modo di ragionare. Cerchiamo un po' di cambiare, i risparmi ben vengano, ma cominciamo. Chi parla di risparmi, di razionalizzazione, dovrebbe partire da sé. Ogni cosa che noi diciamo che gli altri devono fare, prima dovremmo chiederci: ma io la sto facendo, io sto facendo così, siete tutti dei là, io, Corrado Cicciarelli, che predico che tutti sono là, io a mia volta sto rubando, io penso di no in coscienza, e se c'è qualcuno che ritiene che sto rubando me lo deve dire, e lo ascolto, magari non me ne sto accorgendo, ditemelo. Ma finché io di coscienza sono convinto che non sto rubando, sono autorizzato ad accusare gli altri di rubare. Se io tratto male le persone che vengono nell'ufficio del difensore civico, alla di Consum, posso poi criticare le aziende? No, di certo. Se qualcuno è stato maltrattato da me, me lo dica. Innanzi, chiedo già scusa in partenza. Ecco come dovremmo imparare un po' a vivere, perché se no non serve, è inutile. La Costituzione italiana è fondata sul lavoro degli altri, come sempre, ma non sul mio, sulla buona volontà, sul senso di democrazia degli altri, non la mia. Ecco perché non riusciamo ad